Non si placa la protesta dei forconi. Il presidio ad Agrigento, nella Valle dei Templi, alla Rotonda Giunone. Gli interventi alla videogiornale. Dario Piparò. Terzo giorno di presidi permanenti anche ad Agrigento. All'altezza della rotonda Giunone del villaggio Mosè mantengono alta la protesta autotrasportatori, commercianti e liberi cittadini. Ma leggendo alcuni degli slogan è già possibile trarre delle somme. Su tutte limpida la delusione nei confronti della scarsa partecipazione popolare. Tutti si lamentano, fanno sapere, ma nessuno all'atto pratico scende in prima persona a protestare. Vogliamo una risposta da questo governo. Perché? Le imprese, quelle che abbiamo la partita IVA, ci hanno portato alla fame. Perché siamo essere così perseguitati dal fisco dopo duro lavoro? Perché ci sono lavoratori dopo 30 anni di lavoro si trovano alla Caritas per fare la fila per un chilo di pasta? Non è bello, è indegno. Allora noi vogliamo che questo governo dia una risposta a quello che stiamo facendo. La risposta dei cittadini voi la invocate anche con alcuni cartelloni, siete un po' delusi dalla mancata risposta della cittadinanza? Purtroppo la cittadinanza dimostra ancora una volta che esce nelle strade quando vince la nazionale di calcio a schiamazzare e a sventolare le bandiere. Ora che ci stanno togliendo l'Italia, ci hanno tolto il lavoro, ci hanno caricato di tasse, ci hanno prosciugato dei risparmi che avevamo, anche quelli sotto il mattone. Che cosa fai? Che cosa fanno i cittadini? Stanno a casa, aspettare che qualcuno cambi il futuro per loro. Signore, dovete uscire da casa, dovete cercare di alzare la testa e cercare di fare piazza pulita di questo sistema politico ascaro che ci amministra. Episodio curioso quello capitato in mattinata. Alla protesta si sono affiancate alcune unità appartenenti alla corrente politica di Forza Nuova, circa 3 persone che hanno campeggiato ai bordi della strada esponendo uno slogan dalla dicitura buoni solo a lamentarsi. Ne è seguita una discussione composta con i protestanti presenti. Questi ultimi hanno invitato i forzanovisti ad allontanarsi, onde evitare, sembrerebbe, condizionamenti politici all'interno della protesta. Richiesta accolta pochi minuti dopo. Thank you.